Il direttivo della Bocciofila, la combattente di Fano, questa mattina ha consegnato un riconoscimento al vescovo uscente della diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola, Armando Trasarti. La consegna è avvenuta nella struttura del centro pastorale diocesano. Che cosa avete consegnato a Monsignor Trasarti? La società combattente ha deciso di dare un ricordo al vescovo Don Armando perché ci sembrava inopportuno farlo andare via da Fano, farlo partire senza dargli un ricordo della nostra società, anche perché con noi ha avuto sempre un buonissimo rapporto. Ricordo che proprio 3 anni fa, nel 2020, è stato partecipe alla nostra gara per le vittime del Covid, dove ha benedetto sia la gara sia una corona di fiori che è stata poi depositata al cimitero. Quindi ci sembrava appunto opportuno dargli un ricordo della nostra società. Abbiamo dato una targa a ricordo e in più una cosa che poteva essere sembrare spiritosa, gli abbiamo dato una scatola di bocce, perché voglio dire è l'immagine della polisportiva. E poi è una cosa, abbiamo pensato, originale. Comunque Don Armando ha apprezzato questo pensiero, questo gesto. Spero che questo gli faccia in modo che si ricordi della combattente, come noi non ci dimenticheremo mai di lui.